La figura di Odisseo viene interpretata in modo diverso da tutti. Ognuno di noi ha un pensiero su Odisseo diverso. C'era ad esempio Omero che lo definiva un uomo dal multiforme ingegno. C'era Dante invece che lo vedeva come un uomo moderno, che spinto dalla curiosità frutto della natura umana va contro il volere degli dei. Secondo il nostro pensiero, Odisseo è un viaggiatore. In quanto tale è una persona che comunque ha una furbizia, una scaltrezza e una mentalità superiore rispetto ai suoi compagni. Per noi l'Odisseo più vero è quello dantesco, un uomo che non ha paura di rischiare per la conoscenza e che farebbe di tutto per avere un sapere completo. Questo, a volte, può anche diventare un'ossessione. Perciò Dante lo definisce una persona oltraggiosa nei confronti degli esseri superiori. Noi lo rivediamo anche nella canzone, da noi scelta, finalmente nei versi. Che sia una vita solo un giorno, che sia per sempre o un secondo. E poiché questa canzone non ci trasmette sicurezza, ci ricorda appunto del viaggio di Odisseo, pieno di incertezze e insicurezze, che culmina con l'arrivo ad Itaca.